Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Eh sì ragazzi, siamo ufficialmente sulla versione Steam. Versione Steam che è stata rilasciata praticamente stanotte, alle 4 di questa notte, e che soltanto dopo un paio d'ore è diventata attiva al 100% perché appunto è stata posta sotto una manutenzione speciale. Manutenzione speciale che non ha avuto effetti positivissimi in quanto presenta dei problemi, perché ovviamente presenta dei problemi, come ad esempio l'account linking da Google. Se avete l'account Google e non riuscite a loggare o comunque non riuscite a collegarvi, vi dico già subito di collegarvi tramite Steam e poi successivamente fare il passaggio a Google in modo tale da permettervi in un modo o nell'altro comunque di collegarvi. Infatti sono riuscito a collegarmi col mio account linkandomi con Steam, anche perché io fortunatamente ho la stessa mail sia di Google che di Steam, quindi di conseguenza ho potuto fare il link diretto. Però se non avete la stessa mail dovrete pazientare ancora un po'. Detto ciò, versione Steam che comunque gira a 60 fps, può andare anche oltre i 60 fps fino anche a un massimo di 120 se lo desiderate. A me non mi interessa, a me vanno bene i 60, infatti ho messo il VSync proprio per questo motivo. Anche l'emulatore comunque sia di LD Player mi andava a 60, era BlueStacks bloccato, comunque cappato a 30, quindi se avete utilizzato LD Player fino a questo momento sicuramente non avrete differenza. La differenza che notate è il binding dei tasti, infatti come notate abbiamo F1, F2, F3 sul lato sinistro per indicare i vari menu, mentre invece le lettere con diciamo le altre lettere che vanno ad indicare le sezioni opposte. Molto simile anche al binding di tasti che c'è proprio sull'emulatore LD Player, ma se vi fa piacere o comunque non vi interessa vedere questi tasti, potete tranquillamente andare nella sezione settings praticamente poi tramite, ovviamente queste sono tutte le varie impostazioni che avete del video, quindi in questo caso io sto girando in full screen a 4K, massimo di 60 fps, anti-aliasing, shadows eccetera eccetera, quindi grafica comunque migliorata decisamente. E poi come potete notare abbiamo tutte le sezioni dei key config, quindi potete in un modo o nell'altro decidere i tasti da utilizzare bene o male nella vostra schermata di gioco. E poi Show Key Configuration Guide, potete mettere off e levare praticamente tutti i binding dalle vostre, diciamo dal vostro menu, che è una cosa molto importante. Il cursor lock invece vi consente praticamente di non uscire fuori dalla finestra. Io ho due schermi, quindi come potete notare andando a sbattere praticamente a sinistra col mouse non vado ad uscire fuori dalla mia finestra, cosa che a me non serve perché se devo switchare tra una finestra e l'altra mi serve potermi spostare, ma per chi magari non vuole miscliccare o ha paura di miscliccare andando fuori bordo può utilizzare il cursor lock. E poi il mouse acceleration, che effettivamente non so a che cosa vi serva all'interno del gioco, forse per spostarvi rapidamente e cliccare più rapidamente, ma io vi consiglio per lo switch di attacco e difesa mettervi il bind della chiave. Ora io in questo caso non so effettivamente enable disable auto mod, volevo vedere se c'era la possibilità di switch per quanto riguarda, oddio, begin, skip, disable option, back, boh vabbè, ah ecco, battle, enable disable accelerate mod, ability 1, 2, 3, raise, limit break. Ecco, vedi, limit break, questo è molto utile per fare le limit break. Ecco, switch style barra spaziatrice, perfetto, che è come ce l'avevo io praticamente sull'emulatore, quindi non devo cambiare assolutamente niente. E come notate, praticamente non ci sono più i segnali dei vari tasti da dover premere nei menu, anche perché comunque il menu è facilmente godibile tramite il mouse, quindi non c'è assolutamente bisogno di utilizzare tasti. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo ovviamente della versione Steam, quindi avremo anche dei login che ci daranno dei premi fondamentalmente sulla versione Steam, che vorrei farvi vedere, però aspetta che anzi ora li vado a recuperare e ve li faccio vedere.
Ecco qua, come potete notare, questa è la pagina ufficiale di login nel momento in cui loggate su Steam, dove praticamente avremo dei login bonus, dove appunto 4K resolution e 60 fps e aver linkato i dati dallo smartphone e la versione Steam. Quindi avremo 3 giorni di bonus, il primo che sono 20 pozioni, il secondo addirittura 10 gacha ticket e poi il terzo addirittura 1000 gemme. Quindi direi che comunque come premio è abbastanza succoso, se vogliamo dirla così, anche per aver semplicemente linkato il gioco, tanta roba. Detto ciò, di che cosa parliamo? Andiamo a vedere le news, perché ovviamente nelle news, ecco, come potete notare, ci sono dei messaggi, come per esempio la versione di Steam che ha delle difficoltà, ovvero versione di Steam che ha delle difficoltà che giustamente già hanno fatto notare i giocatori, dove praticamente nello shop delle volte il processo di pagamento viene sospeso e l'overlay di Steam frizza praticamente il tutto. È stato praticamente detto che per chi può deve abilitare l'overlay di Steam. Abilitare l'overlay di Steam vi consente di non subire questo blocco o comunque questo freeze. Quindi se avete la possibilità di farlo, da dentro il gioco premete Shift più Tab e come potete notare entrate nella vostra praticamente entrate nel vostro Steam overlay. Se non vi apre lo Steam Overlay tramite Shift più Tab, come appunto potete vedere scritto qua, Shift più Tab, se non vi appare lo Steam Overlay, abilitatelo dalle impostazioni, ovvero Steam, impostazioni, andate poi nella sezione in game, quindi in gioco, e poi apparirà la voce abilita Steam Overlay e attivatelo. Questo vi consente in un modo o nell'altro di non subire il freeze o comunque di non subire il crash del gioco nel momento in cui acquistate, perché purtroppo il gioco, aprendo finestre su finestre da dentro Steam, necessita dell'aiuto dell'overlay. Quindi questa è una cosa molto importante che magari vi può aiutare per chi effettivamente vuole shoppare o comunque vuole acquistare qualcosa su Steam. Detto ciò, abbiamo la celebrazione ufficiale del rilascio versione Steam, quindi in questo caso abbiamo praticamente come celebrazione sarà possibile ottenere 2000, in totale sarà possibile ottenere comunque 2000 cristalli e 10 ticket durante questa campagna di login. Infatti, come potete notare, abbiamo la possibilità di giocare a 4K, 60 fps, eccetera, eccetera. Nel momento in cui ovviamente si collega all'account Steam si riceve il bonus che vi ho fatto vedere poco fa. Se avete l'account Google con il quale siete collegato, purtroppo potreste avere dei problemi. Se invece avete l'account Square Enix e avete comunque la possibilità di giocare tramite account Square Enix, non dovreste avere problemi. Io ho risolto collegandomi direttamente con Steam e non con Google, quindi se avete difficoltà provate a collegarvi cioè facendo il login, quindi nella pagina iniziale tramite link data, provate a loggare su Steam e non da Google, mettete magari la mail successivamente. Per quanto riguarda, come potete vedere, queste sono le 1000 gemme che ci vengono date automaticamente a tutti i giocatori tramite anche, cioè senza login, perché poi il login ve ne daranno altre 1000 il terzo giorno, però nel momento in cui voi accederete per la prima volta nella versione Steam otterrete 1000 gemme così come ricompensa. E poi successivamente abbiamo i 3 giorni di login tramite la versione Steam, dove appunto, come vi ho fatto vedere prima, abbiamo 20 pozioni, 1000 gemme e 10 ticket che possiamo ottenere. Andiamo ancora avanti perché appunto oggi abbiamo anche il Gift Day of 7. Vi ricordo che tutti i 7 del mese di ogni mese ci vengono praticamente offerte 1000 gemme. Io ora non so se effettivamente le ho già raccolte. Sì, mi sa che le ho già raccolte, perché infatti ho raccolto 2000 gemme oggi, quindi 1000, sì, perché ero a 25, ora sono a 27, quindi sì, ho preso le 1000 di Steam più le 1000 del Day of 7 Gift, quindi ci sta. Altre notizie che invece vi vengo a portare, perché qui ragazzi la miniera scava, la miniera trova, la miniera informa, che cosa vi devo fare vedere? Vi devo fare vedere ovviamente quello che sarà il banner, il secondo banner di Natale.
quindi Barrett ed Eris, che saranno insieme fondamentalmente, proprio perché purtroppo Yuffie ancora scappa, e molto probabilmente Yuffie sarà la protagonista dell'evento che vedremo successivamente, che potrebbe anche essere una cosa figa. Abbiamo praticamente l'arma di Barrett, il micro laser, e lo snowflake di Eris, che praticamente anche in questo caso vanno più tendente verso il ghiaccio. Da un lato a me fa molto piacere, perché se fanno l'evento puntando al ghiaccio e potenziando il ghiaccio, io ho Sephiroth che mi fa i buchi, quindi va benissimo così. Ho anche Lucia messa molto bene, quindi va benissimo così. Dove abbiamo praticamente Barrett, dove Barrett diventa un'arma di supporto, fondamentalmente, dove aumenta praticamente l'attacco magico del nostro alleato, e ripristina il 13% dei suoi HP, e inoltre gli dona regen. Quindi abbiamo praticamente la stessa arma con l'hub di Eris, però su Barrett. Quindi già capite benissimo come l'antifona, no? Quindi un'arma con l'hub che non può essere maxata, in confronto a un'arma che anche piano piano potrebbe essere maxata, vediamo qual è la differenza. Quindi parliamo un po' di aria fritta in questo caso, perché appunto l'arma di Eris della collab viene già, non dico surclassata, ma viene comunque messa in una posizione di difficoltà da un'arma di Barrett che si può senza ombra di dubbio anche maxare in più riprese, a differenza delle collab che a quanto pare non potranno essere ottenute se non al di fuori delle collab. E poi invece Eris con l'abilità Snow Spell, dove abbiamo un 540% di danno ghiaccio ad enemy single, quindi a nemico singolo, con riduzione della difesa magica. Quindi anche in questo caso abbiamo danno elementale più difesa magica, che non è male, ma Eris ha già la Sun Umbrella. Eris ha già il Sun Umbrella, che secondo me è decisamente meglio rispetto a questa tipologia di attacco, anche perché se il nostro avversario resiste il ghiaccio, è vero che possiamo ridurre comunque la difesa magica, ma difesa magica per difesa magica almeno riduciamo entrambe le difese, sia magica che fisica. Quindi secondo me il Sun Umbrella è decisamente meglio, ma di questo banner ne parlerò a parte. Ma vi preannuncio già che è uno skip incredibile, da parte mia è uno skip incredibilmente proprio ampio, come se non ci fosse un domani, anche se effettivamente la skin di Eris potrebbe far cambiare idea ai più affezionati, perché come potete vedere Eris riceve la skin da pappona russa praticamente, che boost HP e boost Ice Mastery, quindi abbiamo il boost per quanto riguarda le abilità ghiaccio. Un costume completamente inutile a mio avviso per quanto riguarda Eris, perché comunque sia il danno ghiaccio, almeno per me, perché ripeto, il danno magico soprattutto ghiaccio, io ho Sephiroth che è il padrone assoluto della scena, e sicuramente Eris non andrà a competere con un personaggio come Sephiroth, che si ritrova ad essere in diciamo in una posizione estremamente più avvantaggiata rispetto a lei. Un peccato, perché comunque la skin può essere anche carina, ma rimane lì, rimane bella da vedere, così come Tifa, che è una bellissima skin, però fondamentalmente parlando non aggiunge ciò che effettivamente mi interessa. Ciò che effettivamente mi interessa potrebbe essere questo, ovvero l'arrivo di Bahamut. Prossima summon che vedremo all'interno del gioco sarà niente proprio di meno che la mia preferita, ovvero il Re dei Dragoni. Re dei Dragoni, Bahamut, che ovviamente nella versione remake è estremamente bello, quindi non vedo l'ora di poterlo vedere, e qui effettivamente potremmo in un modo o nell'altro vedere Yuffie. Potrebbe essere qui il rilascio di Yuffie, tramite la nuova summon. Quindi stiamo pronti, perché la Hell House sicuramente giocherà con l'elemento ghiaccio, che ovviamente è l'elemento che stiamo in un qualche modo boostando durante l'evento di Natale. Quindi molto probabilmente la Hell House sarà debole al ghiaccio, sarà debole a questi elementi,
quindi io sono abbastanza tranquillo, se devo essere sincero. E poi possibilmente avrà una fase magica, una fase fisica, perché abbiamo praticamente Tifa con Lucia nella prima fase, mentre invece Barret ed Eris nella seconda fase di Natale. Quindi la Hell House potrebbe avere come sua per Omnia due fasi: la prima fase dove è chiusa e possibilmente essere debole ai danni fisici o magici, e poi quando si apre, che potrebbe essere in quel caso debole ai fisici o ai magici. Quindi dovremo in un modo gestire il team sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista magico, ma questo comunque sia non è un grosso problema. Mentre invece la campagna di Bahamut è veramente interessante, perché avremo 100 giorni fino al rilascio, quindi tra 100 giorni fondamentalmente verrà rilasciato Bahamut, però 100 giorni a partire da quando arriverà questo bonus, dove avremo praticamente un login dove otterremo per un totale di 1000 gemme e 30 ticket, e poi successivamente completare le missioni che ci verranno fornite durante il periodo di questa campagna ci permetteranno di ottenere altri 100 ticket. Quindi stiamo andando nella strada di Opera Omnia, perché le summon per quanto riguardava Opera Omnia ci consentivano di ottenere gemme e ticket. È vero che qui le gemme sono meno, però questa è soltanto la campagna dell'arrivo di Bahamut, quindi non sappiamo se poi con l'effettivo arrivo di Bahamut riusciremo a prendere altre gemme e altri ticket. Intanto già otteniamo dai login 1000 gemme e 30 ticket, e con le missioni 100 ticket, che non sono pochi, ragazzi. 100 ticket sono tanta roba, sono veramente tanta roba. Quindi questa è una notizia che mi rincuora tantissimo, soprattutto dal lato free to play, e ci consente in un modo o nell'altro di sperare di finire un po' come Opera Omnia, quindi con le risorse che poi si iniziano ad accumulare con i primi banner, che ovviamente si skippano per un motivo o per un altro, i ticket che poi si vanno ad accumulare perché non ci sono armi che magari ci interessano o che comunque sia non vale la pena cercare, anche se in realtà avendo tante armi i ticket se ne andranno sempre e comunque, perché ottenere copie, ottenere comunque la possibilità di ottenere anche fragments è importante. Quindi i ticket se ne andranno sicuramente come l'acqua, però avere le gemme che si possono in un modo o nell'altro conservare fa veramente veramente piacere e fa comodo. Quindi direi che da questo punto di vista posso tirare un sospiro di sollievo. Vedremo come proseguirà la situazione, vedremo un po' come andrà avanti il tutto. Io vi aspetto ovviamente in live, ve lo dico già adesso tramite il video, vi aspetto stasera per giocare insieme tramite la versione Steam e finalmente provare la versione Steam, che tra l'altro volevo controllare i friend, se la friend list, no, sempre 30, quindi va bene, sta cosa la dovrebbero un po' sistemare, però vabbè, diciamo che da un lato verrà sistemata se inseriranno veramente le gilde o comunque inseriranno diciamo la possibilità di creare grossi ammasso di persone, ma ovviamente detto ciò ne parleremo con calma. Vi aspetto ovviamente in live questa sera per stare insieme e fare co-op su Ever Crisis, anche perché appunto siamo agli sgoccioli per la collab di Final Fantasy 9, ci sono le nuove co-op che bisogna fare, e poi ovviamente l'evento di Natale che man mano andrà avanti. Quindi vi aspetto su Ever Crisis per parlare della versione Steam, per parlare un pochettino di tutto quello che c'è da discutere ovviamente per quanto riguarda il gioco. E poi ragazzi, stanotte ci sono i Game Awards, quindi non so voi come siete combinati, domani tecnicamente è festa, per chi lavora nel pubblico domani è festa, quindi potremmo in un modo o nell'altro forse stare un po' più collegati, però io vi aspetto perché sicuramente seguirò i Game Awards in live. E quindi vi aspetto e ovviamente spero che li possiate seguire insieme a me. Detto ciò, io vi ringrazio per avermi prestato attenzione, il video è venuto un po' più lunghetto ma ci stava, le informazioni erano tante, e noi ci becchiamo come sempre con il prossimo appuntamento. Grazie ancora e alla prossima. Bye bye!